triste come amare, sta settata a guardare tutte cose, tutte parole che niente può fare. Si macina la città che le poche libertà, che sta terra e sta gente noi giorno ma darà. Terra mia, com'è bella la panzaga. Terra mia, com'è bella la guarda. Non ne ho vero né se... Buongiorno a tutti e benvenuti ancora una volta a un appuntamento della Scuola d'Impegno Sociopolitico in vista delle regionali 2020. Ancora sull'ambiente, ma questa volta abbiamo un ospite diverso. Ci parlerà di alcune sue ricerche, di alcuni suoi approfondimenti, Danila Boni, laureata in giurisprudenza della nostra diocesi, è operatrice Caritas, ha collaborato tante volte con noi nella Scuola di Impegno Sociopolitico proprio per approfondire alcuni temi a partire dalla Costituzione, dalla giurisprudenza e soprattutto dalla sua tesi di laurea sulla Terra dei Fuochi, il reato di combustione illecita a partire dalla Terra dei Fuochi. Lascio a lei la parola, che sicuramente ci dirà delle cose importantissime a partire appunto dai suoi studi e da quello che è il quadro legislativo attuale e quello che anche potrebbe essere. Grazie e buona giornata. Ce ne sarà ancora un'altra di puntate sull'ambiente. Buona giornata. Cos'è accaduto nel nostro ordinamento giuridico in merito all'evoluzione della tutela ambientale? In linea generale, l'iter legislativo che ha caratterizzato la tutela dell'ambiente nel nostro ordinamento è stato caratterizzato da tre fasi principali. La prima fase va dagli anni successivi all'entrata in vigore della Carta Costituzionale fino alla metà degli anni 60. In questa primissima fase il nostro ordinamento giuridico era caratterizzato dalla completa assenza di disposizioni che tutelavano in maniera diretta e immediata l'interesse ambientale. Le poche disposizioni che vi erano erano dirette principalmente a tutelare interessi attigui a quello ambientale, come per esempio la salute. La seconda fase va dalla metà degli anni 60 fino alla metà degli anni 80. In questi anni il legislatore inizia a tenere maggiore considerazione ai singoli fattori ambientali. Sono questi gli anni infatti in cui settori quali il paesaggio, le acque interne e marine iniziano a trovare una compiuta tutela nell'ambito delle disposizioni legislative. Infine, la terza fase va dalla metà degli anni 80 fino ai nostri giorni, in cui si inizia a considerare l'ambiente unitariamente e autonomamente. Per quanto riguarda più nello specifico quelli che sono i riferimenti normativi del nostro ordinamento che riguardano quindi la tutela ambientale, è inevitabile partire dalle norme della Carta Costituzionale che rappresentano proprio il punto di riferimento dell'intera materia ambientale. Dobbiamo però anticipare come la nostra Carta Costituzionale fino al 2001 non conosceva proprio l'espressione del termine ambiente. Soltanto infatti con la riforma costituzionale del 2001 il termine ambiente è entrato a far parte della nostra Carta Costituzionale, specificamente nell'articolo 117. Perché soltanto nel 2001 l'ambiente ha trovato una tutela dal punto di vista costituzionale?
In dottrina si è discusso ampiamente, diciamo, su questa, diciamo, su questo ritardo, e diciamo prevalentemente si è affermato che questo ritardo sicuramente non può essere imputato, quindi attribuito, ai padri costituenti, i quali dovettero inevitabilmente focalizzare i lavori preparatori su altri interessi, valori, diritti, ovvero quelli messi in gioco dall'esperienza bellica. Il fatto quindi che nel nostro ordinamento non mi sia stato un compiuto status costituzionale dell'ambiente lo si attribuisce ai vari legislatori che nel corso degli anni si sono susseguiti, i quali non sono stati appunto capaci di creare una riforma sistematica che attribuisca, diciamo, all'ambiente quel valore che nel corso degli anni è divenuto sempre più necessario e impellente. Giungendo quindi ai riferimenti costituzionali, annoveriamo l'articolo 9, l'articolo 32 e l'articolo 117, appunto così come novellato nel 2001. L'articolo 9 attiene alla tutela del paesaggio. Si legge infatti che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Notiamo quindi come nell'articolo 9 non compaia espressamente il termine ambiente. Il fatto che oggi l'articolo 9 rappresenti un punto di riferimento importantissimo per la tutela ambientale lo dobbiamo grazie al lavoro, al lungo lavoro che nel corso di questi anni è stato svolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza. È pacifico oggi infatti che il termine paesaggio che compare nell'articolo 9 viene a coincidere proprio con l'ambiente. Per quanto riguarda l'articolo 32, invece, quest'ultimo fa riferimento al diritto alla salute. I padri costituenti, infatti, con il 32 affidano alla Repubblica la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e della collettività. Anche in questo caso il termine ambiente non è presente espressamente nel 32, tuttavia però l'inquadramento dell'ambiente nella stessa norma è stato un lavoro molto più semplice, dato comunque il rapporto di complementarietà che sussiste tra la salute e l'ambiente. Infine giungiamo al 117, nello specifico alla lettera S del secondo comma, dove si legge tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, quale competenza esclusiva dello Stato. E ancora nel comma 3 del 117, che fa riferimento alla valorizzazione dei beni ambientali. Quindi vediamo che per la prima volta appunto l'ambiente viene appunto introdotto espressamente nell'ambito delle norme costituzionali. Tuttavia però anche in riferimento alla novella del 2001 in dottrina non mi è mancato che affermato che in realtà l'ambiente non ha trovato una vera e propria costituzionalizzazione, dato l'inserimento dello stesso non nell'ambito dei principi fondamentali della Carta Costituzionale, bensì nelle norme della Costituzione che vanno a regolamentare il riparto delle competenze tra Stato e Regione. A livello di legislazione ordinaria, invece, il riferimento va al testo unico ambientale, che è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2004. Prima del 2004, infatti, diciamo che la legislazione ambientale italiana era caratterizzata da una pluralità, diciamo, di fonti, una frammentarietà delle stesse riferite proprio ai singoli fattori. Da aggiungere poi un ulteriore dato, ovvero quello che fino prima del 2004 la legislazione ambientale italiana è stata principalmente una legislazione
legislazione di recepimento delle direttive europee. Quindi soltanto nel 2004 il nostro ordinamento ha conosciuto assistito alla nascita di una disciplina generale in materia ambientale. Il testo unico infatti recepisce in maniera espressa i principi più importanti posti in essere dal legislatore europeo. Vengono regolati i principali istituti, quali per esempio la valutazione di impatto ambientale o la valutazione ambientale strategica. L'obiettivo principale del testo unico è la promozione dei livelli di qualità della vita umana da realizzare attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse umane. Ovviamente dal 2004 fino ai nostri giorni il testo unico è stato sottoposto a numerose modifiche e integrazioni, data la dinamicità che caratterizza la materia ambientale. Terra dei Fuochi, come il legislatore ha affrontato questa questione? Allora, più che star qui ad analizzare le cause storiche e i responsabili, è interessante soffermarci su quelle che sono state nel corso del tempo le azioni sia del legislatore nazionale che del legislatore regionale, quindi vedere come i vari legislatori hanno affrontato il problema nel corso degli anni. Partiamo nel 1997, siamo a pochi anni di distanza dal primo stato di emergenza della regione Campania e viene introdotto il decreto Ronchi. In quegli anni il decreto Ronchi, oggi il decreto Ronchi è stato abrogato e l'integrale disciplina è stata recepita dal testo unico di cui parlavo prima, e praticamente afferma e recepisce il decreto Ronchi i principi affermati a livello europeo della gestione integrata dei rifiuti, dando piena attuazione al principio gerarchico delle azioni, che consiste nella prevenzione della produzione dei rifiuti o riduzione degli stessi, il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e in via residuale lo smaltimento in condizioni di sicurezza. Vediamo quindi che l'approccio primario del decreto rispetto ai rifiuti è quello del recupero, del reimpiego, del riciclaggio e non dello smaltimento in condizioni di sicurezza. Quindi lo smaltimento costituisce l'ultima spiaggia, per modo di dire, del rifiuto. Quindi il rifiuto è destinato allo smaltimento soltanto quando dello stesso non sarà più possibile farne alcunché. Ovviamente la logica di questo decreto può essere concretamente attuata e realizzata prevedendo un valido ed efficace sistema di raccolta differenziata. Si diceva quindi che siamo nel 97, quindi la raccolta differenziata era totalmente sconosciuta. Infatti facciamo un salto in avanti, quindi nel 1998, anno in cui viene appunto introdotta la raccolta differenziata. Contemporaneamente però sono questi gli anni in cui si assiste alla nascita delle cosiddette ecoballe, quindi montagne di rifiuti che dovranno essere destinate ai termovalorizzatori per la produzione di energia. Purtroppo però le stesse non saranno mai realmente destinate all'abbruciamento nei termovalorizzatori, perché come poi si è verificato in quegli anni erano frutto di una non reale raccolta differenziata.
Dal 1998 poi al 2008, quindi un decennio, in questi anni si assiste, diciamo, il nostro territorio, ma anche, diciamo, il nostro paese, assiste alle prime crepe del sistema della gestione emergenziale, crepe anche che vanno a toccare il sistema degli appalti e dei subappalti, così come dimostrano e come emerso dalle numerose inchieste che furono aperte presso le varie procure della Repubblica e presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. A mio avviso è un sistema questo che nacque già in quegli anni malato, marcio, perché gli interessi delle ecomafie, ma anche dei vari politici di turno, guardavano ad un solo obiettivo, ovvero quello di far soldi in un mercato, ovvero quello dei rifiuti, che in quegli anni era diventato il mercato più redditizio, addirittura più redditizio del mercato della droga. E sono questi dati che emergono in quegli anni anche da numerose deposizioni di collaboratori di giustizia. Giungiamo al 2008, il 2008 è l'anno in cui viene dichiarato un nuovo stato di emergenza, e in quell'anno il neo governo Berlusconi riunì proprio a Napoli un consiglio dei ministri dove venne adottato un decreto legge che pianificava la costruzione di 9 discariche e 4 inceneritori nella regione, 2 nella provincia di Napoli, una da Cerra ed uno nella città di Napoli proprio, uno nella provincia di Salerno e uno a Caserta. La peculiarità fu che nessun bando di gara fu indetto per la costruzione di questi impianti. Prendiamo proprio il riferimento l'impianto di inceneritore di Acerra, in cui l'allora direttore della protezione civile Bertolaso affidò la realizzazione di questo impianto ad una ditta, la Impregilo, che era una ditta innanzitutto già di per sé che era sotto inchiesta, ma l'affidamento della costruzione dell'impianto avvenne in maniera diretta, quindi senza nessun bando di gara, per di più senza che la ditta avesse realizzato una valutazione di impatto ambientale così come la legge richiedeva. Le novità del decreto sono rivolte innanzitutto alle indagini tecniche per la mappatura dei terreni delle regioni destinate all'agricoltura, sottolineando la necessità di indicare i terreni che a seguito delle suddette indagini non risultano idonei per la produzione agroalimentari. Come ulteriore novità poi si ha l'istituzione di un comitato interministeriale e di una commissione con l'obiettivo di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i terreni agricoli che non siano risultati idonei per la produzione agroalimentare. Ulteriore novità del decreto in esame è l'introduzione di una fattispecie di reato, ovvero il delitto di combustione illecita, che sicuramente rappresenta un'importante conquista per la legislazione ambientale, perché prima del 2013, in merito, diciamo, a tali atti, a tali comportamenti, l'ordinamento provvedeva mediante delle semplici sanzioni amministrative. Con l'introduzione di questa fattispecie di reato, il legislatore stabilisce la reclusione dai 2 ai 5 anni per chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati, ovvero depositati in maniera controllata. Quindi, come si diceva, è un importante passo in avanti, questo sicuramente. È anche vero però che
come un po' tutte, diciamo, le fattispecie che nascono da periodi emergenziali, e così come emerge anche dai lunghi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, è una fattispecie di reato molto lacunosa, piena di dubbi interpretativi. Infatti in dottrina qualche autore discorre proprio di luci e ombre della fattispecie in esame. E ritengo interessante rivolgere quindi in riferimento a quanto detto una provocazione, ma è davvero un inasprimento delle pene è sufficiente per bloccare l'attività delle ecomafie nel settore dei rifiuti? Davvero l'inasprimento delle pene è sufficiente per salvaguardare un territorio che ormai risulta essere avvelenato? Per quanto riguarda infine le azioni poste in essere dal legislatore regionale nella materia appunto in esame, cito diciamo alcuni interventi proprio legislativi. Uno del 2002, una legge regionale del 2002 recante norme per l'utilizzo della carta riciclata e per la raccolta differenziata della carta di rifiuto negli uffici pubblici regionali. È una legge questa molto breve, composta da appena 8 articoli, ma è una legge che, se la si va a leggere, si può notare che manca di un regime sanzionatorio, manca anche di un sistema, diciamo, di controlli e di vigilanza che magari possano accertare in concreto che gli uffici regionali operano nel rispetto della disposizione citata. Abbiamo poi un'altra legge regionale del 2005 che istituisce il Servizio Volontario di Vigilanza Ambientale. Tra i servizi, diciamo, offerti dal Servizio Volontario di Vigilanza Ambientale si può leggere il supporto alle forze dell'ordine e agli enti preposti, sia a livello locale che istituzionale, il controllo e lo smaltimento dei rifiuti, controllo e monitoraggio delle discariche abusive, controllo delle attività pubblicitarie e commerciali irregolari, controllo sul rispetto delle prescrizioni di polizia forestale, delle ordinanze e dei regolamenti comunali, tutela della fauna e della flora, tutela delle risorse idriche. Probabilmente di fronte forse alla poca fortuna che questa legge regionale ha avuta, lo scorso anno è stato presentato alla Regione un progetto di legge che mira al riordino della disciplina in materia e fonda il servizio in questione su una serie di azioni che precedono qualsiasi controllo, ovvero la prevenzione, la salvaguardia, la sensibilizzazione, informazione e formazione, educazione e valorizzazione. Abbiamo infine altri due riferimenti normativi a livello regionale. Una è una legge regionale del 2016 recante norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare, quindi si tratta di una legge regionale che va a recepire una legge dello Stato, la quale a sua volta recepisce la materia europea. E infine una legge regionale del 2019 con la quale viene vietata l'introduzione e l'utilizzo di contenitori per alimenti e bevande, piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori per bevande, sacchetti e imballaggi monousi realizzati in materiale non compostabile sulle spiagge e negli stabilimenti balneari. Quindi va a tutelare proprio, diciamo, in questo caso la spiaggia, il mare e le coste marine. L'inosservanza del divieto è punita con una sanzione amministrativa. Terra mia, com'è bella la Puntaga. Terra mia,
com'è bella la guardia, non ne ho vero né sempre stessa, tutte giorno po' cagnà, oggi è dritta rimane storto, e che sta vita se ne va, i vecchi vanno rinta chiesa con una patria, e ha paura sta morta che non ci vola sa. Terra mia, tu si tiene libertà, terra mia.